carattere, due fecondità, tre assunzione, quattro gioco, cinque storie, sei amore, sette coccole, otto presenza, nove ballo, dieci mistero, dieci orco, 12 drago, 13 castello, 14 bozzo, 15 gola, 16 morte, 17 martello, 18 fuoco, 19 cartella, Stop. 20 patroclo, 21 esistenza, 22 di soluzione, 23, 22 di soluzione. 23 cinese, 24 giango, 25 falda, 26 profondità, 27 guat, 28 scale, 29 tornaconto, 30 acqua, 31 trogolo, 32 ulisse, 33 castagneto, 34 nubi, 35 seto, 36 don Juan, 37 paradosso, 38 vulcano, 39 cantina, 40 tombola, 41 prescelto, 42 vita, 43 piscilla, 44 canzone, 45 baglia, 46 cane, 47. Fallo dove lo cerchi. Come? Fai che cerchi il 47. 47. 47 quando? 48 soldi, 49 cospetto, 50 passione, 51 crizia, 52 ira, 53 sconvolto, 54 catastrofe, 55 Saturno, 56 compassione, 57 perdono, 58 umiltà, 59 pecorino, 60 sesso, 61 viaggio, 62 droga, 63 angelo, 64 diavolo, 65 pronostico, 66 voto, 67 tema, 68 silenzio, 69 cavallo, 70 girandola, 71 fulmine, 72 corpo, 73 delizioso, 74 musica, 75 Pedro, 76 movimento, 77 coro, 78 leone, 79 finestra, 80 paradiso, 81 garibaldi, 82 vendetta, 83 dentifricio, 84 Buddha, 84 Buddha, 85 infinito, 86 pensatore, 87 buzzo, 88 luno, 89 palle, 90 terra, 91 fiaba, 92 San Francesco, 93 mani, 94 olocausto, 95 Gigi, 96 Madre, 97 Illuminazione, 98 Resurrezione, 99 Bambino, 100 Gig, 101 Cratere, 102 Tromba, 103 Covata, 104 Gisella, 105 Postazione, 106 Forza, 107 Frignolo, 107 Frignolo, 108 Eco. Rizzo, si ricorda quando a Roma l'ho fatto vedere quel sistema che usano i professionisti di traslochi per... Sì? Il nodo... Il nodo, bello, adesso lo facciamo. Dov'è il tappo, Fati? Sulla Rizzo. Dov'è il tappo? Il corso doveva cominciare alle 9 e in questo momento, alle 9 in punto, lasciando che l'universo scorresse, non è che ho fatto apposta, ho finito, ho portato gli ultimi due secchieri d'acqua che mettiamo laggiù, noi in realtà saremo pronti. Non vedo allievi. Benvenuti a tutti quanti. Fra poco cominceremo, voi credete, a fare delle bolle e invece... Prima, per circa 2 o 3 ore, dovremo parlare di tutta una serie di questioni teoriche, a cominciare dalla creazione dell'universo, da Adamo ed Eva, Eva che stacca la mela dall'albero. E di che forma era la mela, signori miei? La mela era sferica, era una bolla in realtà, una bolla solida. Erano all'interno del paradiso terrestre che non era altro che una bolla in cui erano contenuti Adamo ed Eva. Sono contento che siate arrivati qui a fare il corso di bolle. Fra poco cominceremo. La prima cosa che bisogna fare, naturalmente, se si vogliono fare i bolli di sapone, è avere l'acqua.
Ai tre nuovi arrivati faccio riassunto. Sono un vecchio rincoglionito. Sono il miglior maestro di bolle del mondo. Se l'allievo corrisponde al maestro e il maestro all'allievo, voi inevitabilmente siete i migliori allievi possibili e immaginabili. Adesso scriveremo un'unica cosa sotto dettatura, poi i fogli li mettete via perché non si bagnino. Guai a chi scrive mentre facciamo le bolle. Ogni tanto ci fermiamo e potrete invece scrivere tutto quello che abbiamo fatto. Che cos'è l'area? Qualunque zona delimitata da un qualunque perimetro, oh, naturale. Qualunque area circondata da un perimetro, qualunque area circondata da un perimetro, non importa di che forma, dimensione o materiale, se immersa in una soluzione saponosa, crea un film o una lamina che consentirà la creazione di bolle di sapone. Se voi penetrate profondamente il senso di queste parole, capirete tutto sulle bolle di sapone. È tutto qua. Questo corso prevede quattro linee differenti di lavoro. La prima, avete un cerchietto davanti, prendetelo un attimo in mano. Questo è uno degli strumenti che noi utilizzeremo per fare le bolle. È uno degli strumenti di base, no? Noi esploreremo per ogni strumento che usiamo tutte le possibilità che questo strumento ci dà. Viviamo ormai in un mondo in cui la velocità è quello che lo caratterizza. Se guardate i film americani di azione, ogni 4 secondi, mettetevi lì con un cronometro, cambia scena. Esplode la macchina, quell'altro l'ammazza. Ogni 4 secondi ti cambiano immagini. E cut, via, altra immagine, no? Noi qui cerchiamo di fare il contrario. Esploriamo tutte le possibilità e non andiamo paranoicamente, parossisticamente, ecco, ho fatto il cerchio, adesso faccio un'altra cosa, un'altra ancora. L'ideale è di riuscire a fare uno spettacolo di mezz'ora con quello strumento, mezz'ora solo con quello, senza altro, senza fare nient'altro se non usare questa cosa. Questa è la prima linea di lavoro, esplorare ogni strumento, le possibilità che dà. Prego. Questo è per spiegarvi che ogni bolla è un universo, ogni bolla è importante, non abbiate fretta. Tu sei lì e si vede già questa mano tremolante che inizia la mano. Solo dei fogli, non tutte e tre, mettete una striscia. Io posso tranquillamente farlo senza lo scotch, però dovrò munire i bambini di decine di fogli di carta, perché dopo un po' si inzuppa il foglio, ma non è che sia obbligatorio lo scotch. Io posso fare esattamente la stessa cosa senza. Ok, bravo, di nuovo, riprendi lui che l'ha scoperto. Come si può fare anche? Certo. Se però invece di tenerlo in questo modo, lo tiri di qui, il foglio, potrai farne molte di più, lo agiti in aria. Coraggio, provate nel secondo modo. Iara, devi farlo molto più grande.
Adesso vi ridarò dei fogli, fatelo per benino, anche perché i bambini, se gli insegnate a usare un po' le mani, visto che sono solo capaci di digitare, oramai, allora uno gli insegna, fate le pieghettine belline, bambini, poi appoggiandosi sul tavolo è meglio, però... Pensate all'origami. Sono arrivato a fare questo. Qualcuno di voi vuole sapere come si guadagnano 20 punti a un litro di sapone gratis? Sì. Sì. Allora si prepara una cosa così, anche piegata ancora meglio sul tavolo, poi la si chiude. Il primo di voi che sarà in grado di fare questa cosa, che è difficile, molto difficile, me li date 3 tentativi? L'ho detto, non è semplicissimo, però voi capite che far vedere una cosa così ai bambini, se voi riuscite a farlo, poi dopo i bambini staranno lì mezz'ora a tentare di farlo, diventano matti. E questo gli insegna di nuovo, fatto, bello, se tu riuscissi a riprendere un allievo che lo fa è bellissimo. Adesso, con molta calma, quando ve lo dirò, vi alzate, prendete posto. Non voglio sentire uno di voi che parla con un altro. Vi concentrate e provate di nuovo, alla luce delle cose che vi sono state dette adesso, a fare la fuga delle bolle. Ok? Prego. Ma tutto questo, che è la cosa più importante che io cerco di trasmettervi, oltre alla tecnica, essere in uno stato assoluto, quando uno fa lo spettacolo, di rilassatezza. E le bolle sono uno strumento straordinario in questo senso, perché ti costringono. Se non sei rilassato, non riuscirai a concludere nulla.
No, unite le mani. Vedete che c'è la membrana? Ora incominciamo piano piano a venire indietro. Attenzione che non tocchi delle parti del corpo. Venerdì domani, scusate, alle 4 ci incontriamo qui, facciamo qualche prova di bastoni, poi ognuno deve avere il proprio bastone, il proprio secchiello senza liquido, porteremo delle taniche, andiamo a 90 metri di altezza, ci disporremo in un certo modo che abbiamo già studiato, su ci sarà probabilmente Bruno o qualcun altro con un fischietto che ci darà i comandi. Impareremo lassù come coordinarci, però la cosa fondamentale, qui siete stati relativamente bravi, nel momento in cui si farà questa cosa, lo spirito è quello che c'è stato quando tutti insieme con le mani abbiamo fatto questa cosa. Nessuno si permette di parlare, di ridere, di scherzare, che non vuol dire essere tristi e cupi, vuol dire essere presenti, presenti, fate tutti quanti così per piacere, così, partite dalla fronte, eh? È un gesto di attenzione, arrivate fino all'ombelico scendendo piano, così. È un gesto di attenzione. Questo è lo spirito con cui bisognerà essere lassù. Povero maestro. Adesso circondatemi. Il maestro delle bolle è morto, mi sollevate e mi portate via. Adesso arriviamo anche noi nel busto. Uno, due, tre. Non mollatelo, Maestro, al prossimo corso di ieri. Maestro è morto. Maestro è morto. Il maestro non pesa niente. Di lassù nella stanza. Maestro resuscitato. Andiamolo sul tavolo.
Cacci tutti qua veloci! Tutti qua veloci! State pronti, mancano 8 minuti! Tutti con le stesse in mano! Due fischi si immerge. Un fischio si fanno le bolle. Di nuovo due fischi. Chiara! Due fischi si immerge. Partiamo! Silenzio! Me lo dite voi, ma abbiamo fatto 8 minuti di bolle. Facciamo ancora 2 minuti? Sì. Ma la fontana c'è stata? Sì. Ma cos'è che continua a riprendermi, scusi? Cosa le serve? Guarda, è stata quella che mi sono fatta fare le bolle. Consumare cassetta, non capisco.